prima delle della risposta alle interrogazioni, ovviamente. Abbiamo la proposta numero. Come si deve fare l'interrogazione? Ok. La proposta numero 43 ha ad oggetto la solidarietà al popolo finito. Determinazione. Sì. Prego, sì, la illustro, perché illustrarla voglio fare delle considerazioni. Nel corso di questa legislatura, questo Consiglio Comunale si è sempre pronunciato in maniera contraria rispetto a tematiche che non sono di stretta competenza del Consiglio Comunale, rispetto a tematiche che attengono quindi ad organi e istituzioni di rango superiore. Noi abbiamo sempre ritenuto di non doverci esprimere su punti, argomenti, temi che non sono ricompresi tra quelli demandati ad un organo e ad un ente comunale. In questo caso però abbiamo voluto fare un'eccezione perché abbiamo fatto una riflessione di ordine etico-morale rispetto a quello che è accaduto fino a qualche giorno fa e che probabilmente sta accadendo ancora nel nord-est della Siria, e quindi mi riferisco all'aggressione che la Turchia ha perpetrato a danno del popolo curdo, massacrando donne, uomini e bambini. Rispetto a questa tragedia che si sta probabilmente, ripeto, ancora consumando sotto gli occhi dell'Europa, sotto una colpevole ritirata da parte degli Stati Uniti, sotto un mondo che guarda e che non reagisce. Allora, rispetto a queste tematiche, io ho voluto e voglio condire questo intervento, non con le mie parole, perché non ne sono in grado, non ne sono all'altezza, per cui mi sono rivolto a insigni intellettuali che da sempre ispirano un po' i miei pensieri, e mi riferisco a Massimo Cacciari e a Michele Serra. Il primo dice questo: non è stupefacente che milioni di giovani scendono in piazza per la salute della madre terra, e neppure mezzo sciopero per quella delle madri curde, dei loro bambini, dei migranti annegati nel mare Nero. Può esservi salute della terra se quella parte della natura che è l'uomo soffre inenarrabilmente in metà del pianeta? Allora ci vuole, appunto, continua Cacciari, o ci vorrebbe organizzazione, informazione vera, sedi di discussione democratica, assemblee e congressi che decidano linee concrete di condotta, dirigenti autorevoli, rappresentanze forti. Ma il postmoderno insegna e impera. La politica non si fa con tweet e like, insulti e idiozie in rete, fake news e piattaforme russo. Il resto è passato. Questo lo dice Massimo Cacciari. Michele Serra, e questo sarà ancora più breve, così evitiamo lungaggini, Michele Serra si fa una domanda e dice: cosa posso fare io per oppormi a certi soprusi? Cosa posso fare io, semplice cittadino, affinché questa barbarie, questo massacro venga fermato? Ebbene, risponde in questo modo: quanto a noi, come opinione pubblica, in attesa che qualche piazza, sperabilmente più di una, dia ospitalità al nostro desiderio di manifestare vicinanza a quel popolo senza nazione, abbiamo la facoltà, non così secondaria, di parlare, leggere, scrivere, organizzare incontri pubblici, raccogliere fondi, manifestare ad alta voce il nostro pensiero. E questo noi abbiamo ritenuto di dovere e di voler fare stasera con questa proposta di delibera, che non vuole avere certo la pretesa di smuovere organismi che probabilmente ignorano anche dell'esistenza di questo Consiglio Comunale. Però abbiamo voluto dare corso e seguito
a quella che è l'unica arma che noi abbiamo su questa tematica e su tematiche similari, e cioè parlare, informarci, scrivere, dialogare e dibattere. Questo è l'intento di questo Consiglio Comunale che abbiamo deciso di trasportare all'interno di una proposta di delibera che mi auguro venga approvata all'unanimità.